Salve a tutti, io sono The Long Gamer e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a scoprire assieme ben tre prodotti. Come potete vedere, si tratta ovviamente di auricolari Bluetooth che mi sono stati gentilmente inviati per questa recensione dalla Soundcore, di cui abbiamo già visto alcuni prodotti in passato, come ad esempio una soundbar, alcuni speaker Bluetooth e, se ricordo bene, anche alcune cuffie. Ammetto, volevo provare assolutamente anche i loro auricolari perché ne ho sentito parlare davvero molto bene. Si tratta normalmente di prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, che sono adatti sia a coloro che vogliono poter risparmiare ed avere un prodotto che offra una qualità audio davvero eccezionale, ma vanno anche benissimo per gli sportivi, quelli che ad esempio vanno a correre là fuori la mattina o durante il fine settimana, o per chi passa tante ore in palestra e pertanto vuole un prodotto che resista ad esempio al sudore, alle intemperie, che non si stacchi dall'orecchio all'improvviso mentre stai correndo e via dicendo. Questi tre prodotti soddisferanno tutte le vostre necessità, quindi mi raccomando, date un'occhiata in descrizione, perché la Soundcore è stata anche così gentile da fornire dei codici sconto che dureranno alcuni giorni e vi permetteranno di acquistare su Amazon questi tre prodotti con uno sconto davvero eccezionale. Cominciamo quindi da quelli più economici, ovvero gli Spirit Dot 2, che trovate su Amazon ad un prezzo di circa 80 euro. Quella che vedete fra le mie mani è ovviamente la custodia, all'interno della quale potete inserire i vostri auricolari quando non li utilizzate. Va da sé che la custodia servirà anche a ricaricare gli auricolari quando la batteria si sarà scaricata. Il peso è abbastanza leggero effettivamente, e anche i materiali di costruzione, ovvero le plastiche opache, sono davvero di ottima qualità. Nella parte frontale sono presenti tre LED. Quando voi andate ad aprire la confezione, i suddetti LED vi indicheranno il livello di carica della base, che permette normalmente di aggiungere circa 15 ore di batteria, contando 3 ricariche circa, ai vostri auricolari. Nella parte posteriore invece è presente una piccola placchetta che potete andare ad aprire, e dietro di essa è presente una porta USB-C che vi permetterà di ricaricare all'occorrenza la suddetta base, portando quindi la carica nuovamente al 100%. All'interno della confezione ovviamente non è presente il caricatore USB, non viene mai inserito in questa tipologia di prodotti, perché potete tranquillamente utilizzare qualunque caricatore che avete comprato negli ultimi anni, che avete trovato all'interno di un cellulare e via dicendo. Tuttavia è presente il cavetto USB con una porta USB di tipo A da un lato e USB di tipo C dall'altro. Devo fare anche un plauso a Soundcore perché ha dotato il tutto di una grande quantità di gommini, sia quelli che vanno all'interno del vostro orecchio che quelli che avvolgono la parte più esterna, che permette quindi al dispositivo di non scivolare. Si adatteranno praticamente sia alle orecchie più piccole che a quelle più grandi. Ma torniamo velocemente agli auricolari che ancora non vi ho fatto vedere. Avrete notato che facendo scivolare la parte superiore potete accedere al cassetto interno, dove loro si stanno tranquillamente ricaricando. Tenete in considerazione che con 10 minuti di ricarica, qualora fossero completamente scarichi, potete praticamente godervi ben un'ora di musica. Hanno una ricarica rapida davvero incredibile. Ad ogni modo, come vi dicevo, con una singola carica completa ogni auricolare potrà essere utilizzato per circa 4-5 ore, che devo dire è ben più che sufficiente. Il tutto peraltro è magnetico, vi basterà sollevarlo delicatamente e voilà, saranno praticamente pronti all'uso. Devo dire che come dimensioni sono davvero molto compatti. Questi sono i gommini che potete andare a sostituire all'occorrenza, e questo invece è il gommino più esterno che aderisce alla parte del vostro orecchio e permette al tutto praticamente di non cadere durante ad esempio le lunghe ore di utilizzo, se state correndo e via dicendo. La qualità costruttiva degli Spirit Dot 2 è davvero eccezionale. Hanno utilizzato tendenzialmente delle plastiche opache che non trasmettono tuttavia un senso di materiale di risparmio o altro. No, ragazzi, davvero, quando li avete in mano, per capite che effettivamente sono prodotti realizzati per durare. Sulla parte superiore inoltre è presente un LED di stato che vi comunicherà quando ad esempio sono accesi o spenti, se stanno cercando un dispositivo Bluetooth a cui collegarsi o se hanno effettivamente effettuato il collegamento. La cosa più interessante è che, dove è presente il logo di Soundcore qua sopra, c'è anche una superficie di tipo touch. Ad esempio, se io tengo premuto la superficie per un tot di secondi, l'auricolare si spegnerà o si accenderà all'occorrenza. Se faccio un doppio clic sull'auricolare di destra, potrò mettere in pause o in play la traccia. Se faccio la stessa cosa sull'auricolare di sinistra invece, potremo passare alla traccia successiva. E per essere degli auricolari venduti ad un prezzo davvero concorrenziale, devo dire che la qualità audio è eccezionale, come la maggior parte dei prodotti di Soundcore. Le frequenze basse, medie e alte sono equalizzate e calcolate in maniera davvero eccezionale. Forse c'è una netta prepotenza dei bassi in alcuni casi, ma sappiamo molto bene che è una cosa che gli sportivi preferiscono, ma non è poi così forte. Il livello del volume non è mai eccessivamente forte,
forte da risultare sgracchiante o altro, e riuscite anche a percepire tranquillamente la separazione fra i vari strumenti. Come ho detto, non è quell'audio ovattato in cui tutto sembra unito in un unico punto. Davvero, Soundcore ha studiato questi prodotti per offrirvi un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ovviamente è anche presente un microfono su ognuno dei due auricolari. La qualità è un attimino discutibile, hanno cercato di puntare tendenzialmente sulla resa audio, quindi non aspettatevi una telefonata ad una qualità eccezionale. Quindi in conclusione mi ritengo molto soddisfatto da questi Spirit Dot 2, ribadisco, per degli auricolari che vengono venduti a circa 80€ non so cos'altro potreste chiedere. Non ho modo di farvi capire effettivamente quanto sia elevata la qualità audio di questi prodotti, soprattutto per la fascia di prezzo a cui vengono venduti. Vi ricordo che là fuori ci sono comunque una marea di recensioni e vedrete che la maggior parte delle persone concorda che Soundcore sia una ditta che vi offre davvero degli ottimi prodotti, soprattutto da un punto di vista audio. La batteria durerà parecchio, non fatevi ingannare dal fatto che vengono venduti come prodotti tendenzialmente adatti agli sportivi, andranno benissimo anche se dovete ascoltare della musica mentre siete in viaggio e via dicendo. Nota negativa, lo avete visto, la completa assenza di regolazione del volume direttamente dall'auricolare, non è presente neanche la possibilità di regolare l'equalizzazione delle varie frequenze. Alcuni prodotti di Soundcore, come quelli che andremo a vedere quest'oggi, permettono inoltre di collegare gli auricolari all'app Soundcore, che a sua volta ne modifica le impostazioni interne. Come ho detto, questa è la fascia più bassa economica dei prodotti che vendono, quindi ovviamente questa caratteristica non è presente. Ammetto, il microfono è di qualità discutibile, ma per il resto, se volete ascoltare più che parlare, questo prodotto vi darà delle grandi soddisfazioni. Ottimo, direi quindi di dare un'occhiata al secondo prodotto di questa recensione, ovvero gli auricolari Soundcore Spirit X2. Si trovano ad un prezzo di circa un centinaio di euro, vi ricordo che con il codice sconto qua sotto potete avere uno sconto considerevole, e sono degli auricolari particolari che potrebbero far storcere il naso soprattutto a quegli utenti che cercano un prodotto piccolino, compatto e che passi effettivamente inosservato. Ancora una volta Soundcore, all'interno della confezione potete vedere che ha incluso una grande quantità di gommini, sia quelli interni che quelli esterni, ed è presente il classico cavetto USB di tipo A, USB di tipo C. La dotazione quindi è praticamente uguale agli Spirit che abbiamo già visto prima. La prima cosa che salta all'occhio degli Spirit X2 è che hanno delle dimensioni considerevolmente più generose rispetto alla maggior parte dei prodotti in commercio, a partire proprio dalla loro base di ricarica. Se andiamo a fare una piccola comparazione con la base di ricarica degli Spirit Dot 2 che abbiamo appena recensito, ecco che la differenza diventa considerevolmente maggiore. Pertanto la portabilità stessa del prodotto potrebbe essere un attimino compromessa dalle sue stesse dimensioni. Se lo trasportate in borsa, se siete una donna, non dovrete avere grandi problemi. Se li mettete ad esempio in tasca perché siete degli uomini, invece l'ingombro sarà maggiore. In compenso, la batteria interna degli Spirit X2 vi permette di arrivare fino a 36 ore di autonomia, ricaricandoli circa 4 volte, perché gli auricolari stessi hanno una batteria da ben 9 ore. Ovviamente sulla parte posteriore è presente ancora una volta una porta USB di tipo C che vi permetterà di ricaricare tranquillamente la base, ovviamente richiederà più tempo rispetto a quella da 15 ore. Ovviamente la dimensione maggiore della scatola è dovuta al fatto stesso che gli auricolari sono molto più grandi, come andremo a scoprire fra poco. Sulla parte frontale ancora una volta sono presenti i classici 3 LED di stato, se io vado ad aprirla potete vedere che si illuminano a indicarmi che la base è completamente carica, e potete vedere che all'interno contiene i nostri auricolari. E sì, sono il primo a dire che gli Spirit X2 sembrano effettivamente l'apparecchio acustico di mio nonno. Non dico di no, sono effettivamente molto grandi, molto ingombranti, ma offrono, come dicevo, un'autonomia di ben 9 ore, quasi doppia rispetto alla maggior parte degli auricolari che trovate in commercio. La qualità audio, ragazzi, è senza paragoni, sono un prodotto davvero eccezionale. Come potete vedere, sono dotati di questo, chiamiamolo, uncino gommato molto flessibile che si adatterà quindi al vostro orecchio e lo andrà ad avvolgere. Questo garantirà che gli auricolari non possano cadere in nessuna circostanza. Sono adatti ad esempio allo sport più estremo, oppure a quelli che trovano scomodi gli auricolari più classici che si vanno ad inserire all'interno dell'orecchio. Ammetto, nel caso degli auricolari più classici come ad esempio questi sono anche molto comodi come vi dicevo, ma ci sono state alcune marche che dopo un'ora che le indossavo avevo l'interno dell'orecchio che faceva davvero molto male. In questo caso invece potete tranquillamente indossare
per ore i vostri auricolari e il fatto stesso che il peso e il resto sia distribuito sull'orecchio vi garantirà una comodità considerevolmente maggiore. Ribadisco, io li sto adorando la follia e li sto utilizzando in continuazione. La batteria poi, ragazzi, come ho detto, non si scarica praticamente mai. Sulla parte inferiore del dispositivo, come potete vedere, è anche presente un LED di stato multicolore che servirà per capire quando il dispositivo è carico, quando è scarico, quando si sta collegando, se si è collegato e via dicendo. Sul lato invece hanno inserito ben due pulsanti fisici, una volta tanto non sono pulsanti touch, scelta che io preferisco nettamente perché spesso quando hai un auricolare con una parte touch capita che premi erroneamente quella parte involontariamente mentre li stai sollevando, ti tocchi l'orecchio o altro e quindi si spegne la traccia, passi alla traccia successiva, insomma ci sono degli incidenti. Mentre invece con i pulsanti fisici che fanno anche un netto click quando li premete, questa possibilità non c'è. Ad esempio qui è presente un pulsante di play e qui un pulsante con il più. Sull'altro auricolare invece c'è il pulsante con il meno. Pertanto in questo caso da qui potete aumentare il volume, dall'altro potete diminuirlo. Se tengo premuto il pulsante con il più invece passerò alla traccia successiva, se tengo premuto quello con il pulsante meno alla traccia precedente. Il pulsante play inoltre, oltre a mettere in play o in pause la traccia in corso, se viene premuto a lungo potrete vedere che permette di accendere il dispositivo. Ora, la maggior parte degli auricolari in commercio non permette di essere spenti manualmente, in questo caso invece Soundcore ha permesso di premere ancora una volta il pulsante e vedrete che entro pochi secondi la lucina diventerà rossa, ecco qua, ad indicare che avete spento correttamente il vostro auricolare. Ovviamente nella parte interna di entrambi gli auricolari è presente un microfono per le vostre chiamate. La qualità è decisamente migliore rispetto a quello degli Spirit Dot 2 che abbiamo appena visto ed inoltre in questo caso integra anche il sistema di riduzione del rumore CVC di Qualcomm, che praticamente analizza il suono e cerca di ridurre e di rimuovere completamente i rumori di fondo, garantendo quindi che la vostra voce risulti il più chiara e cristallina possibile al vostro interlocutore. Essendo degli auricolari dedicati allo sport, sono dotati di certificazione IP68, quindi resistono tranquillamente al sudore, anche all'acqua, quindi anche se ci cade dell'acqua o rimangono leggermente immersi per alcuni secondi non è un problema, resistono alle polveri e via dicendo. La parte esterna peraltro è interamente gommata ad aumentare quindi il livello di protezione. Di per sé devo dire che sono degli auricolari davvero molto comodi, anche perché internamente avete visto che potete sostituire sia il gommino esterno che il gommino interno. Sì, ve lo concedo, sono davvero degli auricolari brutti e effettivamente si notano tantissimo. Chiunque vi passi in parte noterà che indossate degli auricolari molto grandi, ma fidatevi che la qualità audio, oh ragazzi, la qualità audio di questi auricolari è davvero incredibile. Quindi sì, in conclusione, anche gli Spirit X2 a mio avviso sono un ottimo prodotto, adatto effettivamente a un pubblico con esigenze molto specifiche. Come ho detto, la maggior parte delle persone li ignorerà proprio alla luce delle loro dimensioni e via dicendo. Poi ribadisco, la qualità audio, ragazzi, non si discute, è davvero eccezionale, la batteria dura tantissimo, se l'ingombro non è un problema sono perfetti, li potete utilizzare per una marea di ore, sono comodi. Cosa volete di più dalla vita? Vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link, li trovate normalmente ad un centinaio di euro, ma con lo sconto si dovrebbe scendere a circa 80 euro. Quindi bando alle ciance e passiamo quindi all'ultimo prodotto di questa lunghissima recensione. Sapete molto bene che queste recensioni che faccio sono gratuite, quindi io non sono pagato dalle varie ditte per cercare di indorare la pillola e di far sembrare i prodotti migliori di quello che sembrano. Le Liberty 2 Pro, ragazzi, sono davvero un prodotto eccezionale, valutando che vengono vendute ad un prezzo di circa 120 euro, con lo sconto si dovrebbe scendere a circa 100 euro, vi ricordo tutti i codici qua sotto. Davvero, Soundcore questa volta si è superata e ha creato un prodotto con una qualità sonora davvero incredibile. Sono davvero comode, la batteria dura davvero un sacco. Come per i modelli precedenti, ancora una volta c'è una grandissima dotazione di gommini, anzi in questo caso ci sono praticamente 6 dimensioni per i gommini interni e 2 per i gommini esterni, quindi davvero si adatterà a tutte le tipologie di orecchie, mentre invece qua sopra abbiamo il classico cavetto USB-A, USB-C che già abbiamo visto sugli altri due auricolari. La base di ricarica delle Liberty 2 Pro è davvero molto piccola, compatta e facile da portare con voi. Ancora una volta i materiali di costruzione sono davvero eccezionali, hanno scelto delle plastiche opache
Sulla parte frontale ovviamente sono presenti i classici 3 LED che indicano la carica residua della base, che permette di raggiungere ben 36 ore, sì, avete capito bene, 36 ore. Ogni auricolare, se ricordo bene, ha una batteria interna di circa 8 ore, quindi si sono davvero superati in questo caso. E va da sé che sulla parte posteriore è presente ovviamente la porta USB di tipo C che permette di ricaricare la suddetta base. Fin qua tutto uguale come prima. Se andiamo a far scivolare la parte superiore potete vedere che troviamo i nostri due auricolari. Personalmente devo dire che questi sono fra gli auricolari più belli che abbia mai avuto, considerando poi che vengono venduti ad un prezzo davvero molto basso, 120 euro non è poi una cifra assurda. Ancora una volta hanno scelto di utilizzare delle plastiche nero opache, mentre invece la parte frontale è invece realizzata con una plastica grigia. C'è il logo di Soundcore, che curiosamente non è una superficie touch, infatti sopra è presente il pulsante che funge anche da accensione e spegnimento del dispositivo, se lo tenete premuto per un tot di secondi. È presente un pochettino nascosto anche un LED di stato, quindi non darà troppo fastidio, non sarà eccessivamente evidente. Una delle caratteristiche più interessanti di questi auricolari è che su ognuno non c'è un microfono, ma ben due. Potete vedere che uno è presente qui e un altro invece è presente sulla parte frontale. Hanno cercato di garantire la miglior qualità in termini di registrazione della vostra voce. Ovviamente, come per gli altri auricolari, anche in questo caso c'è la certificazione IPX4, quindi anche questo non teme l'acqua, il sudore, le intemperie, la polvere e via dicendo. Sono fatte tranquillamente per lo sport, sono davvero molto comode, avete visto che ci sono tanti gommini, sia quello più interno che quello più esterno. Questo va ad aderire alla parte esterna del vostro orecchio e praticamente quando lo inserite e lo girate correttamente di solito non si stacca mai, sono davvero molto resistenti e anche l'isolamento dei rumori esterni è davvero molto buono. Quando le indossate il gommino è sufficiente ovviamente ad isolarvi da qualunque sorgente esterna di rumore, pertanto potete gustarvi la vostra musica in tutta tranquillità. E non fatemi parlare della qualità audio. Se già gli altri due prodotti che abbiamo visto in questa recensione mi avevano convinto appieno, con le Liberty 2 Pro Soundcore ha fatto il salto di qualità, come vi dicevo all'inizio. All'interno hanno integrato quello che loro chiamano Astria Coaxial Acoustic Architecture, che è praticamente una sorta di driver ibrido composto da un driver dinamico per la riproduzione delle basse frequenze, invece un driver con struttura bilanciata per i medi e per gli altri. È una tecnologia che si trova in dispositivi audio normalmente un pochettino più costosi. Ancora una volta le frequenze basse, medie e alte sono calibrate in maniera eccezionale senza che nessuna vada effettivamente sopra l'altra. I suoni poi sono belli distinti, se ascoltate musica di alta qualità percepirete i vari strumenti all'interno della stanza. Ragazzi, è davvero un ottimo prodotto. Diamo quindi un'occhiata veloce anche all'app di cui vi parlavo. Potete vedere che è strutturata in questo caso per le Liberty 2 Pro, ma va benissimo con la maggior parte dei prodotti Soundcore che supportano ovviamente la suddetta app. Tramite controller potete andare a personalizzare il comportamento dei pulsanti, se lo tenete premuto oppure se fate un doppio tocco, e potete vedere che potete scegliere tranquillamente quale funzione sia più adatta alle vostre esigenze. Mentre invece se clicchiamo sul pulsante equalizzatore ovviamente possiamo impostare i vari livelli come ci pare piace. C'è un livello predefinito già subito qua di Soundcore oppure uno professionale, ed infine se cliccate su custom potete vedere che i vari livelli li potete personalizzare a seconda delle vostre necessità. No, non fate una cosa del genere perché viene fuori un audio davvero orribile, ma potete aumentare o abbassare le frequenze basse, medie o alte a seconda delle vostre necessità. Potete addirittura creare alcuni profili che verranno salvati all'interno degli auricolari e verranno mantenuti anche quando li utilizzate con altri dispositivi, che è una caratteristica davvero molto molto carina. Mentre invece se cliccate sul pulsante a lato di Soundcore potete scegliere diversi profili pronti all'uso, uno più acustico, amplificare i bassi o ridurre i bassi, classico, dance, hip hop, di tutto un po' ragazzi, di tutto un po', e sicuramente troverete quello che è più adatto alle vostre esigenze. Il Bluetooth ovviamente è aggiornato alla versione 5.0 che vi garantirà quindi la copertura massima e un tempo di latenza quasi inesistente. E quasi mi dimenticavo, la base, la parte inferiore peraltro, permette di essere anche ricaricata in wireless, quindi se avete un dispositivo di ricarica solo a contatto questa la potete ricaricare senza utilizzare il cavo presente in dotazione. Ok, non vi annoio ulteriormente con altri dettagli, in descrizione trovate il link per poterle acquistare con un codice sconto davvero eccezionale. Se volete avere altre informazioni sui prodotti Soundcore visitate il loro sito, trovate ovviamente sempre il link in descrizione, dateci sempre un'occhiata.
Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace se anche voi avete apprezzato questa ricca recensione e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!